concordo pienamente con la conclusione del sindaco Nardella, è giustissimo quello che lui dice. Questa è una situazione politica in grande movimento e questo movimento registra degli elementi molto positivi perché indubbiamente c'è un fattore di coesione che poi sperimenteremo naturalmente, che non c'è mai stato nella politica italiana. Quindi occorre che le forze in campo non si comportino come un esercito che sta fermo lì e che non tiene conto dei movimenti delle altre forze politiche sul campo. Quindi giustissimo, mai dire mai, ed essere pronti a cogliere le occasioni per far procedere la politica italiana. In questo ambito, mi pare che ci sia un cambiamento fondamentale che sta realizzando il presidente incaricato, che io chiamerei l'abbandono della mercatizzazione delle formazioni dei governi. Noi per la prima volta stiamo assistendo alla formazione di un governo nel quale non ci si preoccupa di sapere quali sono i capi corrente di un partito che vengono sistemati al governo, ma ci si sta chiedendo quali sono le persone più idonee a svolgere un certo ruolo. Quindi non in funzione, un governo in funzione della voce dei partiti, ma un governo in funzione del governo, cioè della funzione di gestione di questo paese. Questo è un cambiamento radicale rispetto alle abitudini anche molto precedenti nella storia repubblicana che va segnato con grande piacere. In questo quadro io mi aspetto che il presidente incaricato, come dire, che si renda conto che siamo usciti dall'emergenza. Se continuiamo a dire che c'è emergenza, non riusciremo mai con gli strumenti ordinari ad affrontare i problemi. I problemi in uno Stato ben ordinato vanno affrontati con gli strumenti ordinari. Ogni volta che si ricorre a degli strumenti eccezionali di emergenza, derogatori, si segnala il fatto che c'è una norma ordinaria, una delle istituzioni, delle procedure ordinarie che non sanno affrontare i problemi nuovi che si presentano, i problemi straordinari che si presentano. E allora si modificano le norme ordinarie, non si aggiungono sistemi diversi. Ricordo una bella frase che pare a piacere al sindaco Nardella. Piero Calamandrei, a un certo punto, in un suo scritto, parlando del regime fascista, diceva che il regime fascista era pieno di doppi fondi, no? Allora, i regimi giuridici non possono essere governati con doppi fondi, le regole ordinarie, quelle derogatorie, quelle dell'emergenza, quella dell'eccezione. Bisogna che ci sia un Sì. Chiaro. modo ordinato per governare una società. Allora, torno da Se Rossella posso dire una Muro. cosa su questo punto proprio Un specifico. momento No, soltanto, per il recovery velocissima, fund perché il ragionamento no, sul era solo che recovery questo fund. ragionamento del professor Cassese per il recovery fund è fondamentale. Allora, Rossella Muroni, io so che ovviamente lei l'ha detto.